Eccolo qua, appena finito. Ora vi lascerò alla lezione per vedere ed imparare una cosa nuova. Buona visione a tutti. Ciao. Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vediamo insieme come fare una scritta semplice utilizzando lo strumento incisione, che sarà quindi scavata con la fresa a V. Non a candela come abbiamo fatto nel primo tutorial. Bene, iniziamo che ormai i passaggi, l'interfaccia la conoscete. Gli diremo la larghezza del nostro pezzo, quello mio, in questo caso che è un pezzo di scarto, è 268x198, spessore 20, va più che bene. Mi allineerò al centro, quindi va bene il centro, e gli darò ok. Vi faccio vedere anche un'altra cavolata sul testo, giusto che vedendola è diverso. Facciamo disegno testo, scriviamo velocemente Welcome. Eccolo qui. Facciamo chiudi, cliccando nello spazio qualsiasi parte, il vettore, eccolo. Diventa poi solo modificabile nelle dimensioni e nello spostamento, se io volessi farlo più piccolo o più grande, oppure se voglio spostarlo, come ve l'ho appena detto. Ora facciamo un arco veloce. Eccolo qui. Nulla di che, applica, chiudi, ok. E con questa funzione del testo su curva, selezionando i due vettori, vediamo che il testo si adatta alla curva. Qua basterà giocarci un pochino sotto, sopra, si può dire adatta, eccolo qui, quindi riempie tutto lo spazio, mantenere, si può giocare modellando un pochino sopra la curva, sotto. Può sempre andare bene al centro, a destra, a sinistra, ci sono l'offset, le varie cose. A noi non ci interessa, era giusto per farvelo vedere. Ok? Chiudiamo. Andiamo su testo. Questo è disegna testo, questo è crea auto testo automatico, ma non cambia nulla. Dentro un vettore che lo incasella, ma non cambia nulla. Scriviamo una piccola citazione un po' d'amore, giusto che mettiamo appartieni a chi, capo, pensi quando ti distrai. Adesso uno dirà, oh santo cielo, così fa schifo, giustamente non ci sta nel pezzo, però possiamo modificarlo qui, qua lo possiamo già alzare, invece di meno 30 mettiamo 50, quindi va in su, e appartieni a. Vediamo se mettiamo pensi così quando ti distrai. È un pochino. Se lo facciamo su quattro righe, andiamo a riempirlo. È anche una cosa molto centrata, direi io. Che dite voi? Mi sembra. Poi possiamo cambiare anche il font. Se io scelgo. Qua ci sono un sacco di font che si possono decidere. Anche qualsiasi cosa. No, è indifferente, va solo a gusto personale. Vediamo se mi fa vedere, eccolo qua l'ultimo. Io lascio questo font che non mi dispiace. In X mettiamo 0, così lo centrerà, e invece in Y gli abbiamo detto sta un pochino più in alto, ma a noi ci va bene, guardandolo anche sotto. In questo caso, se volessimo, ma no, dal testo non si può, bisogna andare su disegna. Vabbè, volevo farvi vedere perché si può anche apportare delle linee che sono degli aiuti per nella progettazione. Comunque, come vediamo sotto, basta mettersi col puntatore, siamo a vedendo, vedete qua, dal meno 100 qua più o meno, e da qui a là sì, potremmo alzarlo un pochino. Eccolo qua anche trascinandolo, va più che bene, ma intanto, come detto, non bisogna, non ho la necessità di elaborarlo molto perché è solo un test, nulla di che. Ok, facciamo chiudi, passiamo subito al lato pratico, altrimenti ci divaghiamo troppo. Scusate, mettiamo subito a due finestre che io mi trovo bene, anche se in questo caso possono essere verticali anziché orizzontali. Questa volta utilizzeremo questo comando di incisione, engraving, ok? Clicchiamo, qui ci farà scegliere la fresa. Beh, abbiamo la profondità iniziale di 0, la profondità finale sarebbe
quella viene calcolata in automatico in base alla fresa che si sceglie, che se io scegliessi una a 10 gradi, giustamente nel mezzo del vettore andrei molto più profondo, mentre se ne scelgo una da 60 meno, da 90 meno, se la scegliessi da 120 gradi andrei forse profondo 1,5 m e anche la lavorazione verrebbe fuori in 1 minuto. Allora facciamo un paio di test giusto per farvi vedere. Quindi selezioniamo una fresa a 35 gradi. Le velocità lasciamo sempre quelle standard che abbiamo il nostro punto di riferimento. Poi c'è la possibilità, avendo delle insegne molto grandi da fare per velocizzare il tempo, di utilizzare anche un utensile di svuotatura. Quindi poi si elaboreranno due percorsi, uno diciamo di intaglio e uno di svuotatura. E a noi non ce ne frega tutto il menu qua, facciamo calcola. Facciamo anteprima. Eccolo qua, mettiamo. Dov'è questo? Perché, ah, scusate, ho sbagliato. Mettiamo colore del materiale. Cambiamolo, che più o meno è un marrone così scuro. È un iroko comunque come legno quello che lavoreremo. Eccolo qua. Se andiamo sopra al file da esportare, ci dirà che per un utensile con un'angolatura, un angolo di 35 gradi, ci vorrà mezz'ora e andrà in profondità di 8 mm e mezzo. Sono tanti 8 mm, è quasi un centimetro, eh. Ok, facciamo, giusto per farvi vedere un test, andiamo a cambiarla, mettiamo quella da 60 gradi, seleziona, calcola, reset, anteprima. Qua ci dice già che andiamo in profondità di 4 e mezzo e ci mettiamo la metà del tempo, 16 minuti. Vedete? Andremo meno profondi. Bene. E visto che io voglio farlo più velocemente, metterò una fresa di 90 gradi. Facciamo calcola. Vedremo il tempo. Ci darà 12 minuti arrotondando e andremo sotto di 2,6. Ecco, in questo caso, vedete, è 2,6. Se io volessi, per impiegare la metà del tempo, essendo che fa una passata di 2, se qua mettessi 3 mm di passata e faccio un seleziona, faccio un calcola, il tempo è andato a 6 minuti e 45. Poi per le lavorazioni, anche queste più fine, va bene anche se fa le 2 passate, non cambia nulla. Quindi rilasciamo 2. Ok, applica, seleziona, che non ci cambia qualche minuto, intanto taglierò un po' il video, non vi lascio 12 minuti incollati. Ok, l'abbiamo visto, va bene? Zoomiamo. Eccolo qui. Che dite? Dopo c'è anche la possibilità di fare le cornici attorno, se uno volesse fargli tipo una specie di quadro o dei ghirigori, può farli elaborandoli, crea sempre un'altra tipologia, un altro file e li elabora. Noi la facciamo una semplice, poi una volta preso mano, giustamente uno si applica, una persona sperimenta, non è che può fare solo quello che ha visto. Ok, chiudiamo, che andiamo in laboratorio, salva il file, salva il percorso, lo lasciamo nel desktop, che poi lo metto nella chiavetta. Ok, chiudiamo. Salvare? No, grazie. Bene. Eccoci qua a mettere in pratica ciò che abbiamo imparato. Giustamente ho accelerato i tempi, il file come l'altra volta l'ho già caricato. Ok, andiamo di qui. Ho già messo il pezzo di legno sotto, delle dimensioni che vi abbiamo detto prima. E adesso iniziamo insieme, come al solito. Prima di fare il play, salutiamo Billy. Ciao Billy, tutto bene oggi? Ah, ok, non c'è male, va bene, va bene. It's ok. Play, 1, 2, 3, go!
Eccoci qua che l'abbiamo finito. Eccolo qua, finito. Io ho fatto il gancetto dietro anche. Ok, ciao a tutti, grazie per la visione. Come sempre, se siete iscritti, grazie. Se non lo siete, mi farebbe piacere che vi iscriveste. Un like e un commento sono molto graditi. Ciao a tutti!